Foraci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre con grande puntualità. Se è la prima volta che capitate su questo canale, vi ha detto molto bene, perché quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena, zeppa di notizie, tema Nintendo e non solo. Quindi iscrivetevi immediatamente al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. L'obiettivo è molto semplice: arrivare a 100.000 iscritti entro domani. Con il vostro aiuto ce la possiamo fare. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Abbiamo un angolo della poracciata leggermente improvvisato, ma che comunque può dare qualche soddisfazione. Visto che Nintendo continua a comunicare solo ed esclusivamente tramite i social, tra le tante cose oggi è arrivato l'annuncio che a partire da giovedì avrà il via una nuova campagna sconti su eShop a tema estate. Ovviamente spulceremo per bene tutti i titoli meritevoli di essere presi in considerazione, però intanto vi faccio notare che già ci sono degli sconti stra-interessanti. Vi segnalo quindi, grazie a Deco Deals, Ori and the Will of the Wisps praticamente regalato a 5,99 se amate i Metroidvania, e in caso trovate anche il primo capitolo a 4,99. Se invece cercate qualcosa di più action in stile Zelda vecchio stampo, Blue Fire è un altro titolone, Turnip Boy va provato anche solo per il titolo, e poi i retro action Shakedown Hawaii e Retro City Rampage Deluxe sono un must have. Se non vi scoccia rinunciare alle copie fisiche, fate un salto su Deco Deals per vedervi tutte le offerte del momento, ce ne sono di molto interessanti. Invece, se siete collezionisti al 100%, entrate subito nel gruppo Telegram delle offerte poracce, dove a cadenza irregolare vi segnalo i migliori sconti e pre-order su Amazon e non solo. Trovate il link in descrizione. Sapete invece cosa non è affatto poraccio? Il prezzo di Vision Pro, il primo headset di Mixed Reality di Apple, che verrà venduto a partire dal 2024 negli Stati Uniti al prezzo di $3,500. Non è un semplice visore VR, e ci mancherebbe altro, tanto che viene presentato come il primo computer spaziale. Il device è in realtà una sorta di mix tra realtà aumentata e realtà virtuale, è supportato da una tecnologia all'avanguardia e anche da un nuovo sistema operativo, con tanto di nuova rivoluzionaria interfaccia utente. Si tratta del futuro? Chissà. Il problema è che, se anche fosse, almeno per ora, si tratta di un futuro estremamente elitario destinato a pochissimi utenti. Recuperatevi comunque la presentazione, perché dura circa una decina di minuti ed è molto interessante. Per noi gamer poracci invece potrebbe essere decisamente più interessante l'intervento di Kojima durante questo evento, dove ha annunciato l'arrivo delle produzioni della Kojima Productions su piattaforme Apple. Mentre l'approdo della Director's Cut di Death Stranding è stato confermato per quest'anno, ancora non è chiaro se e quando gli altri progetti, ovvero Death Stranding 2 e quel rumoreggiato Overdose fatto in collaborazione con Microsoft, arriveranno su Mac. Staremo a vedere. La settimana scorsa abbiamo celebrato l'uscita di due titoli importantissimi, ovvero Street Fighter 6 e Diablo 4, che entrambi sono stati accolti a braccia aperte dalla critica, e ora possiamo commentare i primi risultati di pubblico. Infatti Capcom ha fatto sapere che Street Fighter 6 ha oltrepassato il milione di giocatori attivi, un risultato che porta la serie ad un totale di oltre 50 milioni di copie vendute a partire dal primo capitolo. Quello del milione di giocatori attivi non significa un milione di copie vendute, ma comunque è un numero degno di nota, se si pensa che il non proprio amatissimo Street Fighter 5 impiegò 3 mesi per vendere 1.400.000 copie. Mentre per Diablo 4 abbiamo forse un dato ancora più interessante. Secondo le statistiche rilasciate da Blizzard, Diablo 4 è il titolo della compagnia che ha polverizzato qualsiasi precedente record di vendita, registrando nel periodo di accesso anticipato aperto solo a chi aveva preordinato il gioco la bellezza di oltre 93 milioni di ore di gioco totali condivise da tutti gli utenti. Vi risparmio la matematica, si tratta praticamente di 10.000 anni di gioco. Assurdo. C'è qualcuno di voi che sta nerdando durissimo su Street Fighter o Diablo? Intanto però continua il successo incontrastato di Tears of the Kingdom, che per l'ennesima settimana consecutiva si conferma come il titolo fisico più venduto nel Regno Unito, anche sopra Street Fighter 6. Tra le tante cose, questo significa che Tears è diventato il terzo gioco della serie più venduto di sempre sul territorio. Ha oltrepassato un cult come Ocarina of Time e rimane dietro solo a Twilight Princess e Breath of the Wild, ma qualcosa mi dice che la scala
puntata continuerà senza battute d'arresto. Invece parliamo un attimo di Final Fantasy. Dobbiamo infatti commentare un interessante report dell'insider Imran Khan, secondo il quale Square Enix si starebbe leggermente impanicando per il basso volume di pre-order di Final Fantasy XVI, avendo registrato un interesse da parte del pubblico sotto le aspettative delle proiezioni interne dell'azienda e che inoltre sarebbero ben più modeste di quanto registrato con Final Fantasy XV. Innanzitutto è probabile che le aspettative dell'azienda siano abbastanza irrealistiche e non sarebbe la prima volta in casa Square Enix, ma c'è anche da dire che il confronto è un po' falsato. Final Fantasy XV era un titolo cross-platform i cui tempi di produzione si erano estesi all'inverosimile e su cui si era speso un enorme budget per una campagna marketing addirittura cross-mediale. Già l'uscita di una demo di Final Fantasy XVI potrebbe cambiare le carte in tavola. Io personalmente sto temporeggiando il più possibile prima di far partire il pre-order. E voi? Non è un segreto però che la mia attenzione sia tutta puntata sul Rebirth di Final Fantasy VII e ridendo e scherzando ci avviciniamo sempre di più alla sua uscita. Non sappiamo ancora quando il titolo verrà pubblicato, perché la finestra prevista è tra la fine del 2023 e la prima metà del 2024, ma iniziano a emergere le prime informazioni su questo remake, che non è un remake, ma che forse non è neanche un seguito. Andiamo benissimo. Questi dettagli arrivano sotto forma di risposte alle domande degli utenti pubblicate in delle immagini su Twitter. Quindi, cosa sappiamo finora? Beh, che il team sta lavorando sodo per avere al più presto una data di uscita, che i giocatori avranno un alto grado di libertà nell'esplorare il mondo all'infuori di Midgar, sperimentando così una miriade di differenti storie, che il cuore della storia sarà una catena di sviluppi narrativi dove verrà dato spazio anche alle singole storie dei protagonisti e che si potrà giocare tranquillamente il Rebirth anche senza aver giocato al remake. E che infine il sistema di combattimento abbraccerà nuovi membri del party e offrirà nuove possibilità di cooperazione tra i vari protagonisti. Tutto molto bello, anche se non si capisce molto. Sembrano più che altro dei proclami da early concept. Finché non vedo una demo in game non mi sbilancio. Però Square, dopo l'ottimo lavoro fatto con il remake, non deve assolutamente sbagliare questo Rebirth, no? E chiudiamo questa prima sezione aggiungendo qualche altro tassello agli eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni. Sì, praticamente siamo in pieno clima E3 senza E3. Fantastico. Anche Capcom entra nella mischia annunciando un suo showcase che dovrebbe svolgersi, se non sto facendo casini col fuso orario, alla mezzanotte tra il 12 e il 13 giugno, quindi tra lunedì e martedì prossimi. La presentazione durerà circa 36 minuti e si concentrerà su novità e aggiornamenti sui giochi più recenti della compagnia. Quindi non sappiamo assolutamente se ci sarà spazio per dei reveal, ma vi ricordo che negli ultimi anni spesso Capcom ha tirato fuori delle presentazioni tra il deludente e il soporifero. Io vi ho avvisato. In pieno stile Ubisoft, invece, parte del suo forward è stato leakato. Uno dei protagonisti dell'evento sarà infatti The Crew Motorfest, titolo di cui ufficialmente è stato svelato solo un teaser. Peccato che da lunedì circolino in rete interi filmati di gameplay, alcuni lunghi addirittura 2 ore. Il footage è stato trafugato da una fase di closed testing ed è facilmente reperibile. Io non posso mostrarvi niente, ma insomma, se siete interessati, chi cerca, trova. Abbiamo poi un altro annuncio, anche se non si tratta di uno showcase, almeno così sembrerebbe. Lo studio di Suda51, Grasshopper, in occasione delle celebrazioni per il suo 25° anno di attività, ha fatto partire un conto alla rovescia, terminato il quale qualcosa accadrà. Un proclamo in pieno stile Goichi Suda. Dopo rapidi calcoli, e no, non ho affatto trovato le conversioni già fatte, vi confermo che il timer raggiungerà l'ora X alle 6 di mattina del 15 giugno. Ora però basta No More Heroes, aridateci Killer 7. E per chiudere questa lunghissima prima parte, alziamo ancora un po' l'asticella delle aspettative per quanto riguarda l'Xbox Showcase. Ecco un'importante dichiarazione che viene da Aaron Greenberg, vicepresidente della divisione marketing di Microsoft Gaming. Parlando dello showcase che si terrà l'11 giugno, Greenberg ha affermato: nessuno dei nostri titoli first party dello show sarà presentato con un trailer completamente in computer grafica. Tutti i trailer saranno o in-game footage o in engine, oppure
in un mix di in-game e cinematiche. Non ci saranno promesse difficili da rispettare, come è accaduto l'anno scorso, con la garanzia più volte ripetuta che tutti i titoli presentati sarebbero usciti entro 12 mesi e in più non ci sarà spazio per movie trailer. Insomma, più che lo showcase del riscatto, a me sembra soprattutto lo showcase delle frecciatine a Sony. Però speriamo veramente che Microsoft riesca a riprendersi da questo periodo piuttosto incerto. Le premesse per un grande show ci sono tutte. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, che sono tutte a tema Nintendo. Si parte con un aggiornamento a sorpresa, che poi a sorpresa neanche troppo, visto che ormai siamo abituati a vedere Nintendo muoversi completamente a caso. Abbiamo quindi un refresh contenutistico per quanto riguarda l'offerta base dell'NSO. Ed è un po' un fritto misto, ma vi dirò. È un mese niente affatto male. Abbiamo infatti due titoli per Game Boy Color, uno per SNES e uno per NES. Tolto Mystery Tower, che ammetto di non aver mai sentito in vita mia, gli altri tre sono titoli niente male, se non altro per il valore storico che ricoprono. Con Harvest Moon abbiamo il primo titolo della storica serie che ha dato il via ai Farming Simulator, oggi conosciuti come Story of Season. Prendetelo come una sorta di antenato di Animal Crossing. Blaster Master Enemy Below è un interessante metroidvania per console portatile che riutilizzava tanti degli asset e delle idee viste nel primo Blaster Master per NES. Una serie che tra l'altro ancora oggi continua a uscire su Switch, con la sottoserie Zero, arrivata ora al terzo capitolo. Ma il più interessante di tutti, e ancora una volta star dell'aggiornamento dell'NSO, è Kirby Tilt and Tumble. Questo è uno spin-off molto particolare. Arrivò verso la fine del ciclo vitale del Game Boy Color e fu pubblicato esclusivamente in America e in Giappone. La particolarità che lo contraddistingueva all'epoca è che era un titolo molto innovativo, perché basava tutto il suo gameplay su un sensore di movimento integrato all'interno della cartuccia di gioco. L'ho provato al volo e devo dire che viene emulato degnamente dall'accelerometro di Switch ed è giocabilissimo in questa versione emulata su NSO, sia in portabilità che in docked, con il Pro Controller ad esempio. Attenzione, perché si tratta di un gioco da riscoprire, non solo perché si sposa perfettamente col concept di Kirby, ma anche perché a un certo punto Nintendo pensava addirittura a un seguito che fu annunciato ma che poi sparì nel nulla. I titoli sono già disponibili al download, la selezione è ottima e a questo punto mi aspetto che nelle prossime settimane arrivi qualcosa anche per Nintendo 64. Però devo dire che la libreria NSO e del pacchetto aggiuntivo diventa sempre più interessante, non trovate? Ma la stagione degli annunci a caso non è finita qui, e questo pomeriggio Nintendo ha dato il via alla campagna marketing di Pikmin 4. E ve lo devo dire, per me si tratta dell'ennesima conferma che questo giugno non ci sarà alcun Nintendo Direct. Il trailer in sé dice veramente poco, abbiamo un primo accenno alla storia e la presentazione di un elemento inedito per la serie, ovvero quello di un editor dei personaggi. Visto che protagonista di questo quarto capitolo di Pikmin sarà un nostro avatar incaricato di salvare la squadra di salvataggio che a sua volta doveva salvare Olimar. Geniale! L'editor sembra parecchio rudimentale, ma è probabile che da questo strumento usciranno le creazioni più indecenti di sempre, come ci hanno insegnato Miitopia su Switch o anche la recente libertà data ai giocatori in Tears of the Kingdom. Questo però è chiaramente solo l'inizio del percorso che svelerà passo dopo passo Pikmin 4 fino alla sua uscita prevista per il prossimo 21 luglio, e credo proprio che Nintendo continuerà a promuovere il titolo con trailer pubblicati senza preavviso o al massimo con un mini Direct incentrato su Pikmin 4. Non so se questo sia un bene o un male, forse un titolo come Pikmin avrebbe più senso inserirlo in un contenitore più ampio, ovvero un Direct, nella speranza che il grande pubblico lo noti, ma è anche vero che il rischio sarebbe quello di catalizzare tutta l'attenzione su altri titoli mostrati nella presentazione. E teniamo veramente le dita incrociate per questo titolo, dopo l'indifferenza generale in cui è stato pubblicato il porting del terzo capitolo, c'è bisogno che Pikmin 4 dia finalmente una spinta a tutta la serie. Però ecco, a questo punto per me possiamo dire addio al Direct di giugno. È chiaro come Nintendo voglia proseguire passo dopo passo con annunci singoli e reveal più o meno inaspettati. Quindi nelle prossime settimane avremo altro a tema Pikmin, si parlerà della nuova ondata di Mario Kart, magari ci sarà spazio per un Direct Mini Partner Showcase e poco altro. Un'estate relativamente tranquilla per poi sparare le ultime cartucce a settembre. Che ne pensate di questa prospettiva? Ma sebbene probabilmente ci aspetta un periodo di relativa calma per quanto riguarda Nintendo, possiamo già intuire qualcosa sul futuro di Tears of the Kingdom.
Terrò questa sezione relativamente spoiler free, ma se volete proprio essere sicuri di non sapere nulla, ma proprio 000, passate direttamente al capitolo successivo seguendo i timestamp. Allora andiamo con ordine. Sapete che nel titolo è possibile personalizzare il tessuto della paravela con differenti motivi. Alcuni si possono ottenere portando a termine delle subquest, altri unicamente scannerizzando degli amiibo. Ecco, i dataminer si sono resi conto che esistono due tessuti presenti all'interno del gioco che al momento non sono ancora sbloccabili. Questo perché sono associati a due amiibo non ancora messi in commercio. La loro sigla numerica termina con i numeri 49 e 50 ed è importante sapere che il codice identificativo dell'amiibo di Link di Tears of the Kingdom è l'ultimo della serie e termina con 48. Quindi ci sono due nuovi potenziali amiibo che cronologicamente si mettono subito dopo quello di Link. Vedendo i tessuti del glider e anche il nome associato, è molto probabile che si tratti degli amiibo di Zelda e Ganondorf in versione Tears of the Kingdom. Insomma, è solo questione di tempo e mi immagino che la pubblicazione di queste due nuove figure venga accompagnata dall'uscita del DLC, proprio come era accaduto con Breath of the Wild e i contenuti bonus di Skyward Sword e Majora's Mask. Ma a quando questo reveal? Difficile a dirsi, magari per la fine dell'anno? Aspetto le vostre prediction nei commenti. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Tilt, Michele Ntumble, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nintendo Direct. Ho sempre detto Direct e questa volta ho detto Direct solo per confondere.